al pubblico, una cosa poco conosciuta dalla Svizzera. I piedi pelosi dei trans. L'Europa. La cucina, ci può stare. Omega Lul. Ma vorrei pensare anche io, bro. Comunque. No, ma non serve. Cosa sei? Come quelle persone che devono abbassare la musica quando parcheggiano. Un seguito scadente del porno Rocco e le storie tese potrebbe essere Rocco e... Ok, scegliete la vostra preferita. Un seguito scadente del porno Rocco e le storie tese potrebbe essere Rocco e alienato... E alienato 90, Rocco e suore picchiacine. Era più bello se avessi alienato A. Perché? Vai Ciano! Il motore! Guarda, il motore meme, cioè. Del cazzo di meme schifo. Fra gli orsetti del cuore date il perché Mollura, scusami. Comunque Mollura è un, non lo so, è qualcosa. Cosa? Di, cioè, una parola, causa di morte fra gli orsetti del cuore. Mollura. E l'ho votato ovviamente. Perché c'è questo fetish per i bambini senza mani, ragazzi? Scusa. Ma l'hai scritto tu, scusami. Cosa vuoi? No, no, sto dicendo a voi che lo votate. Perché quando vai in aereo non devi pagargli il biglietto che ne metti. No, nella no. Se il tuo sedere potesse parlare, direbbe. Il motore! Il motore! Il motore! Ma cos'è sta roba del motore? Non sai la meme del motore? No. Assolutamente no. Sei un animale. Sapere. Il motore. Il motore. E niente. Porca troia. Perché non so la meme del motore, ci penso io a stare con te, Tarra. Comunque, motore mi ha scritto. Io non c'entro nulla, non è roba mia. Che cosa? La meme del motore. Ah, il motore. Il motore è spiazzato dalla sua stessa meme. Vediamo. La ricerca di più imbarazzante fatta su Google da Molla. Da me. Detto da Mollura. Molo. Vabbè, ho capito, ma... Perché io dovrei cercare me stesso su Google? Va bene che mi sono segato una volta davanti allo specchio, però... Perché Molla è la senso. Tua femmina e Mollu è sei tu. Esatto. La specie. La spezia. Cioè, raga, due volte su due ho dovuto scrivere Mollo o Mollura. No, è un altro qui, mi sa che vola qua. Inventiva. Sì, sì, minchia. Vedete quanti punti che ha fatto Mollo. Le personaggi storiche dovrebbero assolutamente finire a letto insieme. Mussolini e Hitler. Beh, no! H&M, mi è piaciuta come cosa. Papa Ratzinger e Francesco. Io mi spiace per la mia, ma mi sa che la dovete censurare. No, ragazzi. Ma no, come ero così Freddy e Daniele Paolo De Luca? Raga, questo lo peggiore brutto. Per un gratta e vinci. Il tema piatti africani, cigni di origami. Beh, in effetti piatti africani mi sa che non vince. Sì, sarebbe un po' vuoto il gratta e vinci. Ma no? Sì, 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 decisamente. Qualcosa di terrificante da vedere sullo sfondo di un selfie. Sullo sfondo di un selfie. Mollura. Ah, Johnny Crick. Ciccio giocatore. Ma avete visto che parla la storia di Johnny Crick che parla con il cavallo, ragazzi? No, cioè, io non lo vedo più, Johnny. No, lascia perdere. Milo, grazie di 31, bentornato. Prego, vai a vedere quella storia. La devo spiegare, veramente. Mi fare una merda. Parla da solo con un cavallo, zio. Cioè, è matto nel cervello. Mollura raccoglie punti. Mollura racimola consensi. Ecco la prossima. Il nome di un ristorante che serve solo carne. Minchia, raga, le mie non ci sono più. Il cico, il cigno nero lì, come si chiama? Quello del. No! Come si chiama? Scommettere su una corsa di grano. No, questo è un tipo di mirino? Sì, è un oro. Ah, ok. Era la sicurezza, raga, proprio non me. Una merda, però due consensi. Minchia, Michael è riuscito a scrivere Mollu Mollura e il resto zero. Il talento più strano che potrebbe essere sfoggiato da una concorrente di Miss Italia. Ecco, tipo fare i bu... Beh, minchia, qua poteva... Ok, sì. Però questo ne possiamo capire solo noi, minchia. Sì, infatti. Sono perplesso. Sei meritato, Grabbit. No! Cazzo, il pubblico però ha votato per Tarra perché giustamente non sanno la meme, Krabbit.
No, no! No! Mi sembra di completare le frasi normali. Bizzarro per salvare i panda dall'estinzione. Paura. Votate ora. No! Ma chi l'ha scritta quella a destra? Ma siete stupidi, raga? Cioè, ma nel 2022, dove i pari diritti sono le fondamenta, le basi di questo sistema. Oh, quindi tu adesso ti arruoli? Sì. Anto, grazie per i 16. In un futuro prossimo gli scienziati scopriranno che i dinosauri dinosauri non avevano diritti, giocano. Basta. Ma basta con queste reference a Tarkov, mio cane. Vabbè, raga, manco io faccio. Mettiamo una regola, non valgono più referenze a Tarkov e al cameriere che ci ha servito. Basta, sì, per favore. Basta, le mie battute sono finite. Una battuta scartata dalla prima stesura della sceneggiatura di Shining. Oh. Sono il Ma questa era bella. Sì. Ma basta il motore. Questa era carina pure. Sì, io volevo scrivere una cosa, però. È quella, Fox. Penso proprio di sì. Sì, bravo. Sì, grabbo. Ma vuoi scrivere, Andre? Illumina scelta. No, non dovevo uscire fuori di lì. Sì, esatto. Ecco, bravo. Ah. Sì. I mercatini dell'usato. I preservativi. Date. No, quello, c'è sempre la stessa risposta, però. Non rispondo. Basta con queste 2004. Non intendevo le bambine, tra l'altro, Cristo. La bambina è alienato e le 2004... Hanno 18 anni. Vabbè, le ragazzine, le ragazze. Quelle che cazzo come le vuoi chiamare? Teenager. Sapevo che nel 2004 ho vinto. Non so cosa scrivere. Ma non ha votato nessuno? No, no. Scontato. Che cosa direbbe un idiota in un museo? Ciao, sono Krabbit. Ha la figa qua. Questa va bene, questa va bene. È di plastica. Dai, no. Raga, il pubblico ha capito più di voi, cazzo. Ma com'è possibile? Ma il pubblico gioca un botto forte. E adesso? Ma la figa qua. Meno indicato in cui installare un toro meccanico. No, Dio, cosa ho scritto io qua? Ah, no, ok. Niente. No. Perché non c'è più corrente, quindi non può funzionare. Pronti? Bello il level up a gusto sfratto. Che buono deve... Troia. Il gusto sfratto mi ha spezzato. Ma è bello. Questo GG. Il gusto sfratto. Adesso lo propongo. Il gusto sfratto è stato. Dipende se è stato devastante. Ah no, è diverso. Non so perché devo saltare da questo precipizio. Quante cose potrei dire? Oh. Mamma mia, veramente. No, non ho scritto, raga, non ho scritto. Ti dare la medaglia. Raga, io sarei venuto che vuole incularti, grande il nome del motore. Zitto, potrei aggiungere le tue bambine qua sotto, non si bagnano. Sono una... Ma... No, la mia è una protesta. Ah, ok. Oddio, è grande, sarebbe all'Akbar. Dove vuoi andare? Al bar. Zucchero. Molto bene. Un bel titolo per un film in cui un fantino e il suo cavallo sventano un crimine. Minchia, che merda. Fantino zoppo il partner cavallo cieco, Cicciolina il cavallo dal cazzo eroico. Vi voglio fare i complimenti, ragazzi. Siete gli autori migliori che io abbia mai sentito. Una bella battuta da fare quando ti ritrovi legato in un seminterrato. Motore slegami. Oh, motore, lasciami, esatto. Oh, l'hanno interrato. Ma come? Oh, l'hanno interrato. Allora, io non potevo scrivere robe su motore perché c'ho una denuncia a mio carico da parte sua. Quindi ho fatto una diffida. Oh,
Mi sono preso la plan. Io avevo una diffida da parte di motore. Omega. Dan dan dan. Qui Flash. Una nuova regola del calcio che vorresti vedere è picchiare supplementari. Sgarreare sul muro dei bagni. Il lancio della merda, eccolo. Lanciare bimbi menomati dagli spalti, molto bene. Parla di bambini finti, ovviamente, di quelli di plastica. No, i bambini bambole. Meno amati, quelli che sono poco amati. Ma di plastica, di plastica. De Luca, sei schiavo dei toast di Twitch. Eh sì. I'm singing late night in the windowsill. If the lightning don't catch it, then the thundercats will.